Ciao a tutti, benvenuti nel backstage del video in cui Matilde si sente male in macchina. Io e Pao siamo nel parcheggio del Baby Boom, che ormai vi ho presentato tantissime volte nei miei video, è il negozio in cui ho fatto anche il mio evento. E siamo qui perché stiamo per prendere il seggiolino per filmare il video, visto che io non l'avrei, quindi sarà gentilmente concesso da Baby Boom appunto. E volevo ringraziare tantissimo Luisa e Federica e nulla, sono davvero molto molto gentili e mi permetteranno appunto di filmare questo video. Quindi adesso io e Pao andiamo a scegliere un seggiolino tra i tanti che ci sono. Ovviamente vi portiamo con noi e poi possiamo iniziare con l'altra parte del backstage, ovvero il momento in cui cambieremo Matilde e la prepareremo per fare il video. Ciao a tutti, un saluto dalla zia Pao. Volevo avvisarvi che non sono morta, ma è stato un periodo un po' pieno di cose da fare. Sono stata veramente occupata e adesso ho anche il tirocinio per l'università e sto facendo un sacco di ore, però vi prometto che tornerò presto sul canale appena potrò. Chiara mi ha lasciato qui da sola perché si è dimenticata di mettere il disco orario e niente, insomma, io sono qui al Baby Boom da sola. Madonna. Dun dun dun. Questo sarà bello installarlo, Pao, perché ha l'ISOFIX, capito? Hai cosa? L'ISOFIX per installarlo in macchina. Sarà divertente. Molto. Qua ci dovrebbe essere una cosa. Questo è il bottino del Baby Boom, non solo il seggiolino ma anche le salviettine, che sono sempre comode quando si va a spasso con i bimbi. E niente, il seggiolino è questo, adesso ve lo faccio vedere meglio, comunque è davvero stupendo. Allora, questo è il seggiolino, tra l'altro ha ancora i cartellini originali, qua ci sono anche le istruzioni per fortuna, perché non so come assemblarlo, nel senso come montarlo in macchina. Comunque è bellissimo e come vedete da questa figura si ruota verso la portiera, perché così è più semplice sistemarci il bimbo. Mi piace davvero un sacco, adesso sarà davvero divertente trovare gli agganci, però davvero è stupendo, mi piace un sacco e non vedo l'ora di vedere Matilde in questo seggiolino. Meno male che ci sono anche in italiano. È complicato. Installazioni in senso di marcia. Sì, questo lo sapevo. Ok. Beh, c'è il turno safe, guarda, turno safe. È veramente una cosa... sono le cose da far fare al papà. Sì, esatto, esatto. Guardate, guardate, guardate chi ha montato il seggiolino. Power in realtà, perché io sono pessima con le istruzioni. Comunque è bellissimo, cioè guardate quanto sta bene. Sta benissimo e ovviamente così è ruotato verso la portiera. Qui c'è tutta l'impalcatura rotante. Matilde è super safe. Esatto, Matilde è super safe. Adesso è un po' tardino perché sono quasi le 11, anzi saranno le 11 passate. Per l'appunto, sono le 11 e mezza quasi. Quindi boh, andremo a casa a sistemare Matilde eccetera per fare il video. E poi penso che lo filmeremo dopo pranzo a questo punto. Comunque seggiolino bellissimo, grazie mille Baby Boom. Bene, ora siamo a casa e cambieremo la piccola Matilde. Prima di toglierle i pantaloni, perché ne metterò quelli lunghi, volevo farvi vedere questa magliettina che le farò indossare. Questa era mia di quando ero piccola, l'avete già vista in qualche video, mi piace un sacco. Tra l'altro l'ho lavata e stirata ieri, quindi è davvero super pulita. Pao sta filmando ovviamente, non la vedete ma c'è. Allora, guardate Matilde che fisico. Una silhouette. Chissà da chi ha preso. Esatto, da me. Ciao Mati, mettiamo la maglietta. Pronti per la disfatta? Tra 3, 2, 1, togliamo questo. Tra 3, 2, 1, ecco. A posto. Ok. A cos'è che servono questi? Per attivare gli scudi deflettori. Ah, ecco. Sì. Allora, Pao ha comprato questa meravigliosa creatura da Baby Boom, che ormai è il nostro negozio di fiducia praticamente. Ogni volta che andiamo compriamo mezzo negozio. Questo è un droide comando. Ecco lui, perché Pao è un'appassionata di Star Wars. Infatti prima aveva anche la maglietta, ma adesso si è cambiata in versione più estiva. Qui c'è Matilde,
Guardate un po', guardate quanto è Tumblr. È bellissima. Cioè, è una Tumblr girl con questa fascia. Bene, ottimo, ok, così la vedete meglio. No, in realtà non la vedono, ok, eccola qui. Eccola. Comunque, scusate il casino nel background, ma appunto questo è un backstage. Allora, Matilde, cosa mi dici di interessante? Allora, abbiamo appena filmato due clip, quella di apertura del video e quella della borsa, quindi dove ho preparato la borsa, vi ho fatto vedere il contenuto. Adesso penso che mangeremo perché abbiamo fame, io e Paola ovviamente, non Matilde, e poi proseguiremo con il video, rimanete sintonizzati. Allora, stiamo fabbricando materiale per il video, vi lascio immaginare. Qui c'è della farina e qui ci sono dei pezzettini di biscotto con dell'acqua. Ovviamente sia la farina che i biscotti sono scaduti, lo dico sempre in tutti i video, ormai chi mi segue lo sa, chi non mi segue ora lo sa. Ingrediente segreto. Biscotti. Tutti bici super. Stiamo andando piano. E sì, abbiamo una bimba boldo, scusa. Ah, dovevo parlare io. Già la terza volta che faccio la stessa strada. Poi mi viene da ridere, cioè parte male. Ma tagli, io non sapevo di dove iniziare. Poi vado così piano perché cerco di guadagnare tempo per fare le riprese che mi sorpassano tutti, anche se c'è la linea continua. Esatto. E la nausea sta venendo a me perché su sta strada ci sono un sacco di rotonde. Esatto. Adesso siamo già arrivati all'altra rotonda. No. No, dai, ti prego, non sto ce la faccio fare un'altra rotonda. All'ora. No, ti prego, allora facciamo... Passa anche i ciclisti. Okay, facciamo un respiro. Dillo adesso che mi è passato. No, dai, no, dai, dai, che sono lontane le macchine. Ascolta, volevo chiederti, ma per il modo di... non è possibile. Questa scena è difficile. No, è difficile. Secondo me consumerà tutta la benzina. Sì, no, e la batteria. E la batteria della videocamera. Oh, signore. Dai, adesso rifaccio la rotonda e poi la facciamo, promesso. Ascolta, ma volevo chiederti per i moduli dell'asilo di Matilde. E vabbè, fai un taglio, padre. Ok. Te li fai. Ok. Quindi niente, la prenderanno a settembre. Teniamola. In nome del backstage. Eccola. Ta-da! Qua. Bene. Allora. Che schifo. Non dire niente. Non è che posso mettermi in verticale su una strada. Ho capito, ma non hai sentito che ha vomitato. Mi veniva da ridere fin dal principio. Cioè, non ce la possiamo fare. Ma guarda, Matilde ha vomitato, eh. No, dai, non ci credo, è uscita anche bene questa qua. Ascolta, io guardo un po' all'esterno della strada perché sennò mi viene da ridere. Tu cerchi di inquadrare più te dietro. Sì, perché... sì. Ma Matilde ha vomitato, ecco. Lo sapevo, guarda, lo sapevo, cioè me lo sentivo. Cioè anche tu che le dai il latte la mattina prima di metterla in macchina. Scusa, ma se tu andassi un po' più piano magari. Cioè io non lo so come si fa a fare i lavori fatti così. Cioè allora dobbiamo andare dai nonni. Cioè dalle qualcos'altro, dalle qualcosa di solido, no? Le dal latte. Ho capito, ma tu hai questa guida qua nervosa. Cioè fai le rotonde, a momenti ci ribaltiamo. Allora, com'è andata? Cioè, io sono sconvolta. Abbiamo finito di filmare il video in questo momento, siamo in un parcheggio e adesso vi faccio vedere Matilde, ma in realtà se avete visto il video originale l'avrete già vista, comunque è molto molto carina. Quindi ora dobbiamo riportare il seggiolino e nulla, noi speriamo che questo backstage vi sia piaciuto come lo scorso del video della pediatra, che era piaciuto un sacco, quindi insomma speriamo che vi sia piaciuto anche questo. Vi lascio magari qualche clip finale quando riportiamo il seggiolino, appunto. E se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su, condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici, iscrivetevi al mio canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. Seguite Pao su Instagram, vi lascio qua il nome,
Ok, e niente, noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao! Ciao! Mi raccomando, mettete tanti like perché abbiamo fatto un sacco di fatica a farsi video. Vero, e Chiara continuava vero. A ridere. Ops. Matti, e passa l'aereo, va bene. Comunque questa è la sistemazione al momento con il seggiolino ruotato. Ma quanto sei bellina! Sembra Shining. Bene, siamo da Baby Boom, abbiamo riportato il seggiolino. Io volevo ringraziare tantissimo di nuovo sia Luisa che Federica. E nulla, vi lascio come al solito tutti gli indirizzi del negozio, sia Facebook, Instagram e il sito ufficiale, giù nell'info box, così potete consultarlo, perché ci sono davvero tantissime cose a buonissimi prezzi, visto che è un negozio dell'usato, ma la maggior parte delle cose sono veramente, cioè, in condizioni ottime. E quindi io prendo sempre tante cose per le mie reborn qui. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!